non a caso siamo partiti di qui oggi per presentarci e far capire comunque chi siamo, chi sono Laura e Matteo, soprattutto per quale motivo è nata la Fenice Immobiliare e quelli che sono stati comunque insomma i pilastri dello sviluppo della nostra attività, partendo da chi siamo e arrivando poi a quello che oggi ci rappresenta di più, che fondamentalmente è il nostro modo di lavorare, che noi comunque abbiamo plasmato e tarato su di noi come persone. Quindi spesso e volentieri, quando magari ci fanno la domanda, ci chiedono proprio per presentarci che cosa ci differenzia dagli altri, qual è il prodotto che noi offriamo, ci viene sempre da rispondere in maniera spontanea che il prodotto che noi vendiamo in primis siamo noi. Esatto. Cioè non è un prodotto, nel senso, e quando si parla di metodo non è un metodo c'è stabilito su degli step, è una concezione di lavoro, è un modo di vedere il nostro lavoro, un modo di approcciare il nostro lavoro che passa comunque attraverso il nostro carattere e chi siamo come persone. Che è basato poi sui valori nostri che ci guidano anche nel nostro stile di vita e nella vita di tutti i giorni. Una delle parole che è nata, che comunque era la nostra frase, era le persone prima delle case. Cioè avevamo scelto e abbiamo scelto proprio quella come frase, perché? Perché ci siamo resi conto che i nostri valori, i nostri, chiamiamoli, servizi e le nostre performance hanno dato il massimo nel momento in cui c'era la persona e la casa poi è arrivata dopo, fondamentalmente. Cioè non era il nostro focus la casa, il risultato è arrivato perché c'erano le persone che si allineavano con un obiettivo comune da raggiungere e che erano quelli i valori fondamentali. Motivo per cui abbiamo deciso proprio di, tra parentesi, non essere e non voler essere per tutti, proprio per una questione di valori, perché non riusciremo a dare il nostro meglio. E infatti quindi ti dicevo, facciamo come se facessimo un riavvolgi il nastro di come siamo partiti nel decidere di chiamare, come ci è stato chiesto l'altro giorno da un ragazzo, perché l'abbiamo chiamata la Fenice e soprattutto oggi la so. Perché partiamo da Monterosso. Esatto. Allora, la Fenice, se dobbiamo essere sinceri, è nata a Forte dei Marmi, passeggiando con la bicicletta, che se non lo sapevate ma è una delle cose che la Laura gli dà più soddisfazione. Passeggiando in bicicletta dovevamo dare appunto il nome al nostro nuovo brand che avevamo deciso di creare. Io, chiamandomi Ciucci di cognome, tutti hanno chiamato magari a volte l'agenzia la Ciucci Immobiliare, non avevamo reputato che fosse un nome che dava un target, diciamo, dal punto di vista marketing, e quindi ci siamo detti, quindi come la chiamiamo? Mentre eravamo in bicicletta siamo passati sotto un bagno che si chiama La Fenice, e ha inchiodato, mi ricordo ancora, con la bicicletta, e mi ha detto, la chiamiamo La Fenice? E ho detto, sì, cavolo. Perché? Perché la Fenice c'era tutta una serie di associazioni con la nostra vita anche in quel momento e su quello che poi alla fine sono diventati dei valori importanti della Fenice. Perché? Perché io e te avevamo deciso di risorgere da determinate scelte che avevamo fatto in passato nella vita, perché poi il nostro core business è diventato far risorgere la fiducia dei clienti nella figura dell'agente immobiliare, la terza far risorgere le case poverine che sono rimaste lì abbandonate e che hanno bisogno di avere una nuova vita e quindi dargli il giusto valore. Quindi alla fine la Fenice ha tutte queste tre caratteristiche principali. Sì, diciamo che l'input iniziale è stato il fatto proprio del valore della rinascita, no? Nel vedere qualche cosa che in quel momento lì sembrava, anche dinamiche personali di vita che sembrasse negativo, tutta una serie di invece avvenimenti sono stati quelli che poi invece alla fine ci hanno portato a prendere lo slancio per creare qualcosa di nuovo. Ecco, partendo proprio anche da questo, mettendo insieme tutti i pezzi, è lì che viene fuori la nostra filosofia del lavoro, cioè la rinascita, il cambiamento e soprattutto la mentalità di come ci si approccia ad un cambiamento. Cioè noi attraverso questo video oggi vogliamo cercare di farvi capire in questo modo se siamo le persone giuste per voi. Quando si compra casa, quando si fa una ristrutturazione, quando si fanno tutti quegli step che appartengono al mondo immobiliare, nessuno può dare la garanzia che non ci sia un imprevisto, che non ci sia un intoppo o che non succeda qualcosa. Quello che in quel momento lì forse ci rappresenta di più è il modo in cui noi affianchiamo i nostri clienti nel cercare di affrontare le piccole sfide che nel quotidiano comunque ti vengono fuori, cercare di supportarli in tutte queste fasi con la presenza e soprattutto cercando di dargli gli strumenti necessari per poter affrontare ogni singola situazione. Ma anche saper gestire in quel momento magari dal punto di vista psicologico quelle piccole, perché poi sono piccole a volte, come posso dire, complicazioni che per noi che le viviamo tutti i giorni magari sono il pane quotidiano, per una persona che in questo momento magari sta gestendo o da acquirente o da venditore una trattativa possono sembrare enormi. Motivo per cui qui prendo in prestito una frase di un nostro caro amico con cui collaboriamo, che ci differenzia, che è non il cosa facciamo ma il come lo facciamo. Questa è un po' anche la nostra frase. Perché? Perché magari le stesse cose le puoi fare in tanti modi, noi ci vogliamo differenziare e cerchiamo di differenziarci per il come. Può piacere o meno, motivo per cui serve proprio il nostro modo di comunicare anche per
come posso dire, fare selezione, perché non vogliamo, tutti, anche questa ce l'hanno copiata in tanti, ma non perché vogliamo fare i fighi, perché proprio non possiamo lavorare con tutti, perché comunque ci sono tutta una serie di cose che vanno fatte insieme e che quindi, se non si sposano i valori e la visione comune, non si può arrivare al risultato. Il fatto di non essere per tutti può essere una comune in tutti i settori. L'importante è tradurre questa frase del non essere per tutti, che cosa voglia dire, cioè in realtà noi dobbiamo cercare di essere bravi, attraverso anche questo video, attraverso insomma il nostro modo di essere, far capire per chi siamo. Cioè il filtro nostro arriva perché noi siamo comunque delle persone che ci piace ridere, ci piace scherzare, ci piace avere comunque un rapporto di fiducia con i nostri clienti, quindi probabilmente un cliente che non è disposto ad avere anche il giusto rapporto, chiaramente, di fiducia, perché il troppo friendly non va mai bene, perché comunque bisogna ricordarsi che stiamo sempre comunque portando avanti un risultato per quel cliente, quindi ci vuole il giusto bilanciamento, però noi non siamo l'agente immobiliare con la giacca e la cravatta, e quindi di conseguenza chi sposa la nostra filosofia, quello triste, non importa il fatto che ci sia solo l'abito, perché ci sono delle cose che chi guarda oltre e chi cerca di andare a fondo veramente a un professionista, al suo carattere e al modo di essere, sicuramente non lo deve valutare solo da un abito, quindi comunque anche quello è un modo di essere, è un modo di svolgere la propria professione. Brava. Noi come al solito vogliamo farci vedere per quello che siamo, ed è per questo che il nostro video di presentazione lo stiamo facendo comunque in barca, lo stiamo facendo con alle spalle. Però questo potresti dare adito a qualcuno che ti potrebbe dire che vuoi fare la sborona, motivo per cui, perché hai scelto di fare il video qua davanti a Monte Rosso, per quale e motivo? Chi ci vuole ascoltare, ad andare oltre a quelli che possono essere i pregiudizi, è il motivo per cui adesso ti stavo introducendo del... Però adesso diciamo che abbiamo un pochettino introdotto la nostra filosofia e quelli che sono i pilastri, no? Adesso vorrei scendere un po' più nel dettaglio. Allora, innanzitutto te la faccio io l'intervista a te oggi. Assolutamente. Una persona apposta io. Che... Ma le domande le fa. Io ero venuto per fare un tuffo in barca, poi mi ha detto facciamo l'intervista. Che... E ho detto, vabbè. Sceglie di lavorare con te, quali sono le caratteristiche di base che dovrebbe cercare in un professionista come te? Cioè, quali sono le caratteristiche personali come Matteo, prima di Matteo professionista, che io, come dico sempre, devo dare per scontato che un professionista le competenze tecniche le abbia, perché non ti puoi mettere a fare il parrucchiere se non sai nemmeno tenere. Io prendo in prestito sempre da un altro nostro amico la frase che lui fa un lavoro diverso dal nostro, ma un lavoro molto serio, dove parla di argomenti molto importanti. E lui ha fatto una battuta che ha detto: molte persone pensano e vogliono essere serie, ma invece poi sono tristi. Ecco, noi nel mio settore, soprattutto come lavoro io, per me c'è molta della mia toscanità nelle mie trattative, nel mio faccio così. Ok. C'è molto della mia essere toscano nell'approcciarmi anche al lavoro, ai clienti, alle trattative o alle negoziazioni. Perché da buon toscano mi piace comunque drammatizzare, cioè mi piace comunque fare la battuta, mi piace... Esatto, trovare quella piccola cosa che ti fa sorridere anche magari nel momento in cui si sta parlando di soldi importanti, di trattative importanti, magari anche di dover gestire delle problematiche importanti. Ma perché? Perché come hai detto bene te Laura, si dà per scontato che io il mio lavoro lo so fare. Quindi se io vado da un professionista e in più lui mi tratta anche col sorriso, non vuol dire che in quel momento lì, se lui sta scherzando su un argomento, vuol dire che lo sta prendendo con superficialità. No, anzi, secondo me, per come la vivo io gli do ancora più professionalità, perché vuol dire che è talmente padrone del suo business che lo prende anche a ridere, tra parentesi, cioè che riesce a gestire quella situazione col sorriso. Perché? Perché non lo spaventa, perché sa che quella cosa lì l'ha già gestita altre 50 volte, sa come affrontarla, sa quali sono le problematiche e sa come gestirla. Quindi, secondo me, sarebbe peggio invece essere troppo seri in quei momenti, perché rischieresti di spaventare il tuo cliente. È un po' come andare dal dottore che nel momento in cui ti deve curare qualcosa lo vedi lui per primo che è super che spaventato, comincia a sudare, e dico, allora probabilmente dice, c'è un problema serio. Mi dice che c'è qualcosa di serio. Finché tu vedi una persona professionista che, cioè, nel senso, non ti dice che non sia una cosa che vada approfondita, ma sa come gestirla. Allo stesso tempo la sa come gestire. Quindi, ecco, spesso questa cosa qua probabilmente per luoghi comuni viene forse un po' travisata dal fatto che lo sdrammatizzo, lo scherzo. E questa cosa qua, se andiamo a vedere, viene proprio da un'analisi delle performance che sono state più alte, cioè i maggiori risultati noi li abbiamo avuti nei confronti dei clienti che si sono totalmente affidati, cioè anche a fronte delle problematiche, anche a fronte di imprevisti che sono successi. Il fatto di dire, ok Matteo, come la gestiamo questa cosa? Cioè è successo questo imprevisto, mi è successo a questa cosa personale, come dobbiamo fare? Cioè quelli sono stati i casi di maggior successo. E che sono i casi studio quelli più belli, se pensi a Roberto o altri clienti. Perché lì la differenza l'ha fatta veramente la mentalità e la personalità della persona, il fatto di fidarsi e il fatto di saper affrontare la singola situazione che magari in quel momento lì altre persone avrebbero cominciato a tirar fuori la diffidenza, il pericolo, il no ma se succede questo, no ma se succede quello. Brava, cioè. Io vorrei superare anche qui un altro scoglio che poi le persone giustamente capisco anche perché a volte esca questo problema, il fatto che
l'approccio con l'agente immobiliare, la persona prima di firmare qualcosa, prima di fare un passo, giustamente vuole farla vedere al suo tecnico, al suo professionista, al suo avvocato, alla sua persona di fiducia. E va benissimo, perché noi, il motivo per cui ci siamo strutturati anche con un pool di professionisti, è proprio perché io non voglio entrare in merito a certe dinamiche legali, a certe dinamiche tecniche, a certe dinamiche che vanno oltre quella che è la mia sfera, diciamo, di lavoro. Quello che però posso dire è che molto spesso questa diffidenza non è basata su dei valori, come posso dire, su dei fatti concreti, ma è basata un po' su dei luoghi comuni, ok? Che sono quello che devo comunque farla controllare o voglio farla controllare, che va benissimo. Però secondo me il lavoro dell'agente immobiliare dovrebbe essere anche apprezzato dal cliente per tutta un'altra serie di fattori, che però giustamente capisco perché non vengano poi valutati. E nella nostra attività abbiamo deciso di prendere comunque questo aspetto, perché nel momento in cui il mercato comunque ti solleva una problematica, probabilmente a livello di campione quella problematica è percepita. E quindi noi cerchiamo, nel limite del possibile, di fare tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che siano un parametro di fronte al cliente, insomma, che ci deve scegliere, per capire che la trasparenza da noi non è un problema, perché anzi, se io devo scegliere di comprare una casa e dall'altra parte mi vengono date tutte le risposte e tutti i documenti che occorrono ancora prima della mia valutazione di acquistarla, probabilmente si abbassa questo livello di attenzione, ma si abbassa non perché non si abbassa il livello di attenzione, tanto poi tagliano. Sì. Però aspetta un attimo, siamo impelagati, torniamo a Monterosso. Scusa, però infatti, io hai cominciato a prendere un filone, no, che sono quello che fanno gli altri. A me non interessa e io non voglio neanche nominare. Basta, gli altri. Ok, torniamo, cioè, io voglio ritornare su di noi. Ti ho dato tre volte i calci come ho fatto una battuta. Non devi fare la battuta, non mi interessa quello che fanno gli altri. Non mi interessa il settore, non è quello che mi interessa. Ho fatto una battuta perché ho preso una frase al volo. Perché abbiamo già ampiamente discusso. E non me ne frega un cazzo, e voglio farlo perché mi hanno rotto il cazzo anche su quello. Quindi ritorniamo a Monterosso. Quello che mi interessa è: noi perché l'abbiamo chiamata la Fenice? Per quale motivo secondo noi certi valori sono importanti? Perché ma stavo aspettando un assist, non ti si può interrompere, perché io partivo da Monterosso e mi attaccava al fatto che grazie a Monterosso è il motivo per cui abbiamo aperto la Fenice. E io infatti tornavo a